Allora, cominciamo da giocando in casa, naturalmente, quindi cominciamo dai ricercatori da due ricercatori del progetto MAPPA. Francesca non viene? Francesca viene. Francesca Nichini e Gabriele Gattiglia sono due archeologi medievisti dal punto di vista della formazione storica, che però in questi anni si sono molto occupati di proprio dell'introduzione e dell'uso di nuove metodologie e anche di nuove forme di comunicazione all'interno dell'archeologia. Sono stati tra le colonne portanti del progetto MAPPA e in questa comunicazione porteranno una parte dell'esperienza maturata in quell'occasione. Cercheremo di essere sintetici e di più che altro lanciare delle idee. Il nostro punto di vista è quello di partire dal dato, qui è scritto dato, ma noi in realtà lo intendiamo come open data, cioè come gli open data possono in qualche modo creare un racconto diverso, più ampio, e vedremo. Abbiamo fatto una serie di riflessioni, alcuni probabilmente saranno un po' banali, ma come suol dire, meglio ripetersi, perché queste cose entrano un po' nella testa delle persone. Una premessa: primo, gli open data non sono il lato oscuro della forza, non sono il male assoluto, e anzi, non dobbiamo considerarli così, come spesso invece, soprattutto in ambito archeologico tutto, nessuno escluso, vengono considerati. La seconda premessa è che fare open data non vuol dire andare contro i mulini a vento, cioè non è che fare open data è una cosa rivoluzionaria a tutti i costi. Diventerà sempre più una necessità, i dati aperti sono sempre di più, si fanno leggi per i dati aperti. Se fino a qualche tempo fa i dati della cultura, anche a livello europeo, erano esclusi dalla definizione di open data, si intendevano soltanto come open data i dati del public sector, cioè della pubblica amministrazione, ora sono stati inseriti anche quelli legati alla cultura, e in Horizon 2020 ci sarà un pilot per gli open data della ricerca. Quindi fare open data è sempre meno andare contro il mulino a vento, diventerà sempre più quotidiano. Quindi cosa succederà? Noi abbiamo buttato giù sei piccoli punti, appunto, come dicevo prima, magari anche un po' banali, e che abbiamo cercato di raccontare in una maniera che non sia appunto il paper classico negli atti del convegno. L'abbiamo fatto come una specie di dialogo, poi magari questo anno ci facciamo un video. La prima cosa che cambia è il fattore di scala. Con gli open data, cioè con tanti dati aperti, con tanti dati a disposizione, possiamo entrare in quello che comunemente, ora senza entrare nello specifico, è il grande mondo dei big data, e raccontare delle storie che diventano sempre più ampie. A me piace fare un esempio, magari anche questo non particolarmente originale, però tutti noi abbiamo avuto a che fare con i nostri cocci, i nostri reperti di scavo, gli raccontiamo le distribuzioni, i commerci che sono arrivati in quello scavo, in quel sito, eccetera eccetera. Pensate, farlo su ampia scala, cioè avere in tempo reale praticamente tanti dati su determinati materiali ceramici che possano andare immediatamente a creare un grosso quadro di conoscenze. Quindi questo cambia la scala. Il secondo fattore che si modifica è che cambiano gli attori. Diciamo che con i dati aperti, in qualche modo, e questo da qualcuno può essere visto come un pericolo, però in realtà è una grossa opportunità, aumentano le persone che possono dare il proprio contributo al racconto in generale dell'archeologia, e aumentano anche gli attori non istituzionali. In questo momento tre grandi attori, diciamo, dell'archeologia sono i professionisti,
all'università, al ministero, quindi diciamo questi attori ormai consolidati, con i dati aperti possiamo trovare attori, cioè persone che comunicano, che raccontano storie, che vengono da altri mondi, proprio perché hanno la possibilità di approvvigionarsi di questi dati che sono a disposizione di tutti. Un terzo punto è che aumentano in questo modo i livelli del racconto, perché il racconto esce da quella sua dimensione che è propriamente da detti lavori o comunque soltanto rivolta di comunicazione che agisce dall'addetto al lavoro o dall'addetto della comunicazione verso un pubblico generale, ma si creano dei livelli di racconto che sono molto diversificati. Qui abbiamo buttato giù alcuni esempi, se ne potrebbero fare decine, ma insomma alcuni. Un esempio è quello del monitoraggio. C'è un gruppo di lavoro, si chiama Open Pompei, che sta cercando di aprire i dati relativi al grande progetto Pompei, in particolare, oltre ai dati archeologici, i dati relativi agli appalti archeologici nell'area di Pompei, quindi insomma dei famosi 105 milioni. Questo chiaramente ci porta a un livello diverso, quello della trasparenza amministrativa, un racconto che ci può far vedere come funziona anche da un punto di vista economico l'archeologia, quanto costa un intervento, cosa comporta, quali sono anche diciamo, i pericoli che ci possono essere dietro a questo mondo. Ci permette di raccontare delle storie ad esempio di genere, cioè delle storie che non siano più soltanto un po' monodirezionali, ma quindi tutto il mondo diciamo femminile o che spesso è stato nascosto. Non dimentichiamoci che noi 2 anni fa dicevamo che volevamo chiamarla non paternità ma maternità intellettuale, perché la madre è sempre certa, poi perché in Italia il 70% degli archeologi in realtà sono archeologi, quindi c'è un perché. Per gli addetti ai lavori chiaramente, che è il livello diciamo quello più normale, e chiaramente per tutti, quindi per il grande pubblico, da grandi a piccini, la possibilità di raccontare storie che arrivino a un pubblico molto diversificato. Un'altra idea che ci piaceva buttare lì è quella che con i dati aperti il racconto possa diventare appunto aperto e collaborativo, un po' nell'ottica del collettivo Booming per la scrittura, cioè la possibilità che gli attori, diversi attori, anziché ognuno scrivere il proprio pezzettino, arrivino a un punto proprio in questo clima di condivisione, di sharing, di mettere a confronto i dati l'uno con gli altri, arrivino a scrivere una specie di racconto di storia che è fatta tutti insieme, ognuno fa il suo pezzettino, ma non sono tutti separati, ma tutti confluiscono in qualche modo. Sono dei modi di narrazione che usiamo tutti noi giornalmente quando clicchiamo su una pagina di Wikipedia. Spesso si dice Wikipedia, ma sono sbagliate, non ci sono le cose giuste. Probabilmente chi più sa dovrebbe essere il primo attore di Wikipedia, nel senso che chi ha una conoscenza, perché magari è ricercatore all'università eccetera eccetera, dovrebbe essere il primo che si mette lì e aggiunge il proprio sapere, in questo modo diventa collettivo. Ma il racconto in generale, il racconto dell'archeologia, secondo noi con i dati aperti può portare verso questa strada. Come si diceva prima, cambiano gli attori e quindi il racconto può non nascere più soltanto dall'alto, cioè da questi attori che sono in qualche modo istituzionali, ma può nascere anche dal basso, cioè dai cittadini, dalla cittadinanza attiva, dalla partecipazione di tutti. Si dice spesso, anche a ragione, che manca una carta archeologica complessiva d'Italia, e se ad esempio con una semplice app mandassimo la gente in maniera proprio semplice a segnalare dove sono
i ruderi, quelli che vedono tutti, no? Non gli scavi, ma anche semplicemente l'area archeologica che ormai è sepolta dalle frasche, non la vede più nessuna, quello che i cartelli gialli anni 60, e lo segnala a tutti, quindi tutti sanno che lì c'è un bene comune, c'è un posto da valorizzare, c'è un luogo da visitare, non bisogna aprire archivi o fare chissà che cosa, qui sono elementi, monumenti, siti, resti che sono già visibili a tutti. Questo, ad esempio, potrebbe essere un modo per raccontare dal basso, per aggiungere racconto dal basso. E infine, per fare tutto questo, è necessario creare una cultura open data archeologica, cioè bisogna comunque procedere verso la formazione, bisogna in qualche modo creare un bisogno. Se 10 anni fa ci avessero detto che non potevamo fare a meno di uno smartphone o 20 anni fa di un telefonino, avrebbero detto ma c'era un telefono a casa, che ci importa, già, però questo bisogno, diciamo, ce l'hanno creato e a noi ci sembra impossibile non fare con le dita così sul touchscreen. O scrivere su Twitter tutti i nostri messaggi, e lo riteniamo ora necessario. Twitter è uno strumento appunto di racconto fenomenale, e quindi è importante creare una cultura che parta dal basso, iniziare, diciamo, in qualche modo anche insegnarla all'università come altre tecniche di divulgazione, e quella appunto la cultura degli open data, cosa sono, come si utilizzano, quali sono i benefici, quali sono le difficoltà, eccetera. Ed è per questo che ora non vi diremo con precisione quando, però stay tuned, cioè state accorti che a breve vi lanceremo la possibilità di fare una scuola di dati aperti. Quindi, insomma, continuate a seguirci tramite il progetto Mappa, e l'idea è quella appunto di iniziare a partire una scuola aperta, sì, di dati aperti, quindi insomma di insegnare a chi ne ha voglia come utilizzarli e come appunto partecipare a quello che noi pensiamo possa essere un racconto in grande stile. Grazie.